Celeste, con, perché io sono un sacerdote e ho quel linguaggio della festa. Andiamo avanti e vediamo cosa succede nel tempo. Nel tempo succede che altri soggetti, quindi il fisico, quello della NASA ti dice, perché anche lui nel tempo, non accorgendosene, ha sentito l'impulso animico di questa cosa, la parte animica ha tradotto alla mente, la mente è andata a ritradurre con il suo linguaggio, ma è questa volta un linguaggio di uno della NASA, e allora ti dice che nel 2035 Apophis cascherà sulla Terra. Prendi un altro che fa uno del WWF, che ti dirà che sente questa cosa, ma ti dirà in un altro modo: fra 20 anni i mari si alzeranno e noi saremo morti tutti, per un problema di tipo ecologico. L'addotto sente questa cosa, non ci capisce niente e dice: verranno gli alieni e ci faranno un bucio così. Che vuol dire questo? Vuol dire che tutti hanno sentito questo tipo di risposta, ma ognuno l'ha interpretata in un modo differente, in quanto la sua mente non è stata in grado di leggere né gli archetipi nello stesso modo, ma gli archetipi sono stati interpretati dalla mente a seconda del linguaggio che ha la mente. È evidente che è lo stesso problema che accade quando ti compare la Madonna in camera. Te, che sei vissuto sempre a Međugorje, che vuol dire tra i monti, tradotto in italiano, che hai una cultura di tipo cattolico bestiale, ti compare qualcosa, vedi la Madonna. Se te fai lo scienziato alla NASA, ti compare qualcosa, vedi l'alieno. Cioè vedi la Madonna in formato tecnologico. I tuoi sensi hanno parlato alla tua mente, e la tua mente ha tentato di ritradurre in qualcosa di intelligibile, ma a seconda della tua cultura ha tradotto col vocabolario che c'ha. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sacerdote Maya, per rispondere alla domanda del ragazzo, ha letto nel futuro, come hanno letto nel futuro tutti gli altri, interpretando il futuro in un modo diverso, ma localizzandolo grosso modo negli ultimi 6.000 anni con un errore solo di 50 anni. Perché? Perché mano a mano che il presente cambia, cambia anche il futuro. E quindi per i Maya sarebbe accaduto nel 2012, per noi cadrà nel 2035, fra 20 anni cadrà nel 2020, fra 50 anni cascherà nel 2014. C'è una sfera il cui volume sullo spazio-tempo rappresenta la probabilità di trovare l'evento dentro questa sfera. Se questo è vero, noi stiamo leggendo anche nel futuro senza accorgerci, perché il lobo destro non serve a niente e ci hanno detto che il futuro deve ancora venire, quindi nessuno si impegna nell'andare a vedere nel futuro che cosa c'è. Non impegniamo la testa ad andare a guardare che cosa c'è, però i fenomeni di preveggenza dove sono? Sono quelli. Sai quante volte a me mi succede che dico: ora mi telefona Tizio, e mi telefona Tizio? Sì. È una banalità. E c'è un caso. Sì, no, ma sulle scale non rispondi. Sono a posto io, certo. Infatti, qualche volta faccio così. Mi posso assicurare che prego, assolutamente. Prego. Essere all'affermata dell'autobus e sapere quale autobus arriverà, anche se non te ne frega. Sì, sì. Ci sono delle piccole. Quando capita abbastanza spesso, puoi pensare che non è a caso. Ecco, questa è una cosa interessante. Fate un esercizio che è interessante. Quando vi capita qualcuno di queste stranezze, ponete su questa stranezza la vostra attenzione. E non dite: ma è un caso. Comincerà a ripetersi, perché il vostro cervello, la vostra coscienza sta accettando che questa cosa può accadere. State diventando coscienti che potete leggere anche dall'altra parte della linea. Solo se siete coscienti lo fate, perché se siete incoscienti non lo vedete. Certo. C'è la presenza. No, allora la razionalità è solamente una funzione di uno dei geologi. La razionalità è prevalentemente una funzione del lobo sinistro del cervello. Il lobo sinistro ha la grande. Tenete presente. Assolutamente. Se è vero che noi abbiamo dato come luogo di abitazione all'anima il lobo destro, è anche evidente che c'è una forte relazione tra le funzioni del lobo destro e la parte animica. Il lobo destro, chi ha parte animica, è lobo destro. In qualche modo
sono quelli che non sanno mai che giorno è, che ora sono, arrivano in ritardo, il tempo non è importante. Già l'idea subito del tempo ti fa capire che te col tempo, non... che palle, sono quelli che non hanno paura di morire. Sì, prima o poi muoio, vabbè, morirò, chi se ne frega. Invece, perché? Perché dentro di te, inconsciamente, che non lo sai, ma c'hai l'idea che l'universo, che te non muori affatto. La morte è solamente un istante in cui ti stai imparando cosa vuol dire morire, perché la parte animica vuol fare quello. Due curiosità legate agli esempi che hai fatto durante il suo intervento. Nel momento in, diceva che nel momento in cui c'è una adduzione c'è l'interruzione dello spazio, cioè dello spazio-tempo. Sì, si blocca quindi, tutto. Si blocca tutto, quindi la persona che era a Firenze sul treno si è ritrovata poi a Padova. Sì. Il suo vicino in treno, quella persona che era a fianco a lui, come l'ha visto in quell'arco temporale? Prima domanda. Seconda domanda, parlando dei due microchip, eccetera, ha detto che uno di questi aveva dei segni... ebrei, militari. Ma quindi cioè, sono stati visti, cioè, sì, sono sì, stati fotografati, certo, cioè, certo. C'è una documentazione? Certo, assolutamente, l'ho pubblicata anche su internet, con tutti gli studi, è una radiografia, mm-hmm. in questo caso, quella su internet, in cui in realtà si vedeva ben poco, perché questa specie di microchip che corrispondeva a un taglio che il soggetto, la cicatrice che il soggetto aveva qua, era di plastica trasparente, quindi era gips, non era visibile, va bene? E solamente con opportune tecniche al computer abbiamo tirato fuori le lettere dell'alfabeto ebraico, che sono quattro lettere dell'alfabeto ebraico che sono scritte tutte al contrario, e noi non capivamo perché, ma evidentemente perché il microchip era stato introdotto dall'altra parte, quindi noi guardandolo di qui si vedevano al contrario, arrivo anche da lì. E poi c'è il disegnino dell'antennina, del circuitino stampato, si vede tutto per venire. Quindi, allora, per rispondere a queste due domande, cosa succede della persona che ho davanti? Benissimo. In quel caso non c'era nessuno davanti, quando il soggetto è rientrato ha trovato questa persona che dormiva, in più. Quello che succede normalmente, ammettiamo che mi dovessero prendere a me gli alieni, so cazzo. Se mi dovessero prendere, non so per chi però, quello che succede è che voi, io, cosa vedo io? Io vedo che la sala non c'è più nessuno, è vuota, cosa vedo io? Poi si apre il muro, arrivano questi, mi pigliano, mi fanno un gesto così e poi mi rimettono qui. Quando mi rimettono qui, voi ci risiete e per voi è passato un microsecondo, perché io sono ritornato esattamente nel punto in cui mi avevano preso. La signora che entra nel negozio, no? Entra, sta per entrare nel negozio e si trova in mezzo a due commesse, le quali fanno: oh, signora, ma lei cosa fa? Perché ogni tanto si sbagliano, no? Se poi entrano in un posto un po' diverso da come il piccoletto è scemo. Oppure il camionista che stava girando in autostrada, cioè, oppure Eser, sì, anche questo, che si trova da un'altra parte e il camion è sempre lì. Questo è un caso in cui non c'era un cotestimone, no? Come non c'è quasi mai il cotestimone, io e noi abbiamo il caso di uno che era in autostrada, a un certo punto si è fermato in autostrada, dentro, è arrivata la solita padella volante, ci si è appoggiata sopra, gli ha fatto saltare i fari, pum! Che sono saltati, e questi fari sono saltati perché i fari di un'automobile hanno tre zipoli, fai conto, un negativo e due positivi, gli abbaglianti e gli anabbaglianti, gli abbaglianti e gli anabbaglianti. Beh, questo zipolino qui del negativo si era alzato così, aveva rotto i due fili, attirato da qualche cosa che era in alto, che aveva fatto questo casino, no? Testo per dire, no? Ci sono anche degli eventi fisici. Bene, lui si sveglia con la macchina sfatta, fuori dell'autostrada, solo che non aveva mai pagato, c'ha ancora il biglietto in mano, non ha mai passato il casello. Capito? Esempio, no? Ma quando ci sono, per esempio, pigliano, noi siamo lì e guardiamo la televisione, quello che succede è che sembra che ci addormentiamo tutti, ma invece non è vero, mi pigliano, e le tecniche sono due,
o mi rimettono qui e non succede niente, cioè io è come se avessi avuto un momento di mancamento, mi giro e dico dov'è, dove sono? Oppure quando mi ci rimettono la televisione fruscia, le trasmissioni sono finite e sono tutti a dormire.